Buongiorno a tutti. Al mio fianco l'ingegner professor Maurizio Fauri, Buongiorno. una figura diciamo importante in due ambiti. Primo perché è un membro di AIE, AEIT, che vedete a schermo, adesso la introduciamo subito, e poi perché ha parallelamente, congiuntamente, ufficialmente, pubblicamente, pubblico, che è quello all'interno della importantissima commissione PNIE-PNRR, grossi paroloni, per dire che è commissione che per legge deve valutare la compatibilità ambientale dei grandi impianti rinnovabili, non quelli piccoli casalinghi, piccoli impianti, anche impianti sui capannoni che comunque stanno sotto una certa cubatura, ma parliamo, essendo la Commissione Nazionale, dei grandi impianti, e quindi loro verificano la compatibilità ambientale. Detto questo, due parole assolutamente su AEIT, che è una di quelle associazioni che pochissimi italiani sanno cos'è, eppure ha 127 anni di vita, una delle più vecchie in termini tecnici, che di fatto ha regolamentato tutto il mondo elettrotecnico italiano, perché di fatto ha scritto le norme tecniche, quindi sono quelle proprio per gli operatori ovviamente tecnici, che devono far sì che l'impianto sia sicuro, sia di qualità, eccetera, efficiente, eccetera, eccetera. Quindi un'importanza estrema che il cittadino appunto ignora, perché insomma siete, diciamo, un mondo di operatori, cervelloni dietro le quinte, che sono tra quelli che ci permettono l'enorme comodità di vita che abbiamo. E la situazione chiaramente è ancora attiva, con un ruolo didattico formativo, e quindi io sono ben contento di far parlare lui. Io mi fermo qui, parlerà lui, perché non hanno conflitti economici. Quindi non è qui per venderci niente. Io ribadisco sempre: state attenti a chiunque vi parla, chiedetevi sempre come si guadagna da vivere se vi vuole vendere qualche cosa. Non è il caso suo e di Hyatt, perché non vuole, no, loro non vendono assolutamente niente, fanno didattica, formazione nell'ambito appunto tecnico. Allora, siamo a Trento, vedete scorrere sullo schermo delle immagini, stanno facendo una conferenza internazionale, tra l'altro con molti, molti discorsi in inglese, perché tra l'altro è un'istituzione molto riconosciuta al mondo, con partecipazione appunto da tutto il mondo, e chiaramente si parla di energia in tutti i suoi ambiti. Detto questo, intanto li ringrazio pubblicamente che mi hanno invitato. Una delle cose su cui è stato dibattuto, anche con i rappresentanti, anzi soprattutto con i rappresentanti politici, perché sono loro che decidono, sono i potenziali grossi problemi che potrebbero sorgere con adesso il dispiegarsi dell'autonomia differenziata e quindi maggiori facoltà delle regioni, minore quindi facoltà dello Stato centrale, e qui c'è un problema di infrastrutture che per loro natura, la rete elettrica, come tante volte ho cercato di spiegarvi, è una rete che deve stare in bilancio, in equilibrio a livello nazionale. A livello nazionale. I cavi corrono quando passano da una regione all'altra, non è che per loro gliene può interessare qualcosa dell'elettricità, poi viaggia la velocità prossima a quella della luce, quindi per lei non esiste una regione o l'altra. Quindi abbiamo un tema pesante di infrastrutture e di programmazione, perché le infrastrutture costano un sacco di soldi, quindi andrebbe fatta un'ottimizzazione, una progettazione con molti anni di anticipo, sempre. Io dico,
addirittura dovremmo farlo a livello europeo. Infatti si parla di unire sempre di più, la rete è già, noi siamo già unita a livello europeo, dovremmo unirla ancora di più, poi si parla anche del mercato unico, quindi a livello di prestiti. Professor Fabio, Maurizio, ci conosciamo da tempo, questo è un tema che al di là delle opinioni politiche, legittimissime, più autonomia, meno autonomia, però qui c'è un tema di infrastrutture che è pesante. Sì, c'è un problema legato alla gestione dell'energia. Adesso, indipendentemente dall'autonomia differenziata che ci può essere o meno, questo problema c'era anche prima, nel senso che non c'è una programmazione a livello nazionale che preveda la localizzazione degli impianti distribuiti in Italia. Se parliamo di questo, possiamo anche tornare alle comunità energetiche, perché le comunità energetiche sono basate su due punti fondamentali: il fatto che le fonti rinnovabili non sono programmabili, quindi l'incentivo che viene dato dalle comunità energetiche è dato proprio sulla contemporaneità del consumo con la produzione, e questo per agevolare il fatto di consumare proprio il dato che si produce a con a chilometro zero. chi lo... Eh sì, no, ma questo è il secondo punto. Il primo punto è proprio quello di avere la contemporaneità tra produzione e consumo. Questi due grandi blocchi che mi piacerebbe spiegare anche meglio, perché si sta facendo moltissimo sulla parte della produzione. Le fonti rinnovabili in un anno, dal 2023 al 2024, sono aumentate del 10%. Dal lato del consumo invece è aumentato solo del 2%. E sul lato consumo bisogna spingere di più per elettrificare. Bisogna cambiare il modo di produrre energia Ma anche di ma anche consumare. di consumarla, perché l'energia lato consumo viene anche autoprodotta, non è solo un problema elettrico. Pensiamo a tutti i riscaldamenti, climatizzazione, ma soprattutto pensiamo al trasporto, che per il 98% avviene ancora a Con le fossili. livello di combustibili fossili. Torniamo alle comunità. Le comunità sono basate su due punti fondamentali: il fatto di consumare intanto che si produce, e di avere l'incentivo, che appunto spinge a consumare contemporaneamente appunto non sono programmabili, quindi con l'incentivo si cerca di programmare il consumo. E poi la seconda grossa incentivazione è legata alla localizzazione. Infatti le comunità energetiche sono ristrette all'ambito che Cabina è primaria, limitato alla sì. cabina primaria di alta tensione. Questo spinge le comunità energetiche, incentiva le comunità energetiche se risolvono questi problemi. A livello nazionale, invece, a livello globale, ci sono delle domande di impianti da fonti rinnovabili non programmabili, parlo fondamentalmente di eolico e di fotovoltaico, che vengono presentati in regioni dove c'è la maggiore disponibilità. Però questo crea un problema perché c'è un esubero di domande, non sono ancora stati realizzati gli impianti, però pensate che le due isole, che poi devono essere collegate con i cavi sottomarini, nelle due isole ci sono domande di allaccio per una potenza superiore di oltre 10 volte quella che è la potenza assorbibile localmente dall'isola stessa e anche trasmissibile alla penisola italiana attraverso un cavo. Qui. Permettimi, proprio 10 minuti fa, mentre tu stavi arrivando, ho parlato con il vicepresidente Terna e mi ha riconfermato che il legislatore italiano per una volta ne ha fatta una giusta, nel senso che la convenienza economica c'è sino al raggiungimento dell'obiettivo prefissato, dopodiché chi ha chiesto, ha fatto tante domande di connessione, è quasi sicuro che si autocensurerà perché appunto al raggiungimento del target previsto per il 2030, quindi per esempio i famosi 6 gigawatt per la Sardegna, una cifra similare per la Sicilia, eccetera, eccetera, a quel punto la convenienza economica crolla, crolla e quindi è quasi sicuro che a quel punto l'investitore dirà: ok, io ho raggiunto il mio obiettivo, ho realizzato gli impianti, questi impianti mi danno una discreta remunerazione, a quel punto lì aspettiamo la prossima tranche che però avverrà in anni decisamente conseguenti. Quindi sì, è vero, cioè abbiamo tante prenotazioni, però
però abbiamo questo meccanismo proprio economico, quindi i soldi diciamo non si scherza, che fa sì che la convenienza economica c'è fino al raggiungimento dei target previsti, quindi assolutamente non 60 gigawatt per regione, ma tipicamente 6 gigawatt. Prova perché tanto è disponibile alla lacciare di impianti. È Sì. chiaro che però per la lacciare di impianti da un gigawatt o perlomeno una serie di impianti fino a 2 gigawatt che viene fatto in sale ci vuole un miliardo per fare un nuovo e poi ovviamente ci vogliono anche 4-5 anni per realizzarlo. Certo. Costi considerevoli. Questo nasce dal fatto che non c'è una vera e propria programmazione nazionale, coordinata a livello Questo è il grosso problema. Questo è il grosso problema. internazionale. E qui ci sono competenze diverse che però hanno dei limiti, perché anche in commissione PNRR noi possiamo valutare soltanto la bontà ambientale Ambientale, e non certo la quantità degli impianti. l'ottimizzazione geografica. Riusciamo a valutare una certa interferenza, una certa comunità degli impianti e degli effetti ambientali, però noi non possiamo dire arrivati fino a tanti gigawatt e non andate oltre. Questo andrebbe fatto da qualcun altro. Non può farlo neanche Terna, perché Terna è costretta comunque ad allacciare chiunque fa richiesta, però ovviamente con dei costi. L'unica cosa che sarà limitata da chi prima arriva in Georgia, perché poi successivamente i costi di allaccio, di realizzazione delle stazioni di alta tensione e così via, erano dei costi sempre più alti. Certo. So che ci tenevi moltissimo, e io sono d'accordo, a ribadire che l'elettrificazione non è un discorso di moda, non è che si deve passare all'elettrico perché è la moda del momento. E collegato, quindi ribadiamo perché è conveniente proprio da un punto di vista intrinseco passare al vettore elettrico. E poi il discorso fratello dell'efficienza energetica, quindi non si tratta solo di produrre ancora più energia, ma abbiamo un giacimento, tra virgolette, enorme, che è quello dell'efficienza energetica, quindi fare le stesse cose, però con meno energia. Forse questo non è chiaro a tutti, perché quando si parla di elettrificazione si pensa, vabbè, facciamo sempre gli impianti a fonte rinnovabile, facciamo impianti solari, facciamo impianti eolici, produciamo energia elettrica da fonte rinnovabile, benissimo. Se però dall'altra parte non c'è comunque un consumo adeguato che si trasforma da combustibile fossile, pensiamo alla trasformazione da una caldaia a gas per il riscaldamento a una pompa di calore, si passa dal combustibile fossile all'elettricità. Il passaggio è legato al fatto che con l'elettricità si può produrre l'energia da fonte rinnovabile. Il gas forse si potrebbe trasformare col biogas, ma è molto più complicato. Il biogas vuol dire avere un gas di origine verde, dalle biomasse, eccetera, eccetera. Le due cose non stanno andando di pari passo, perché per esempio i tre grandi blocchi che ci sono, privatizzazione, industria e trasporti, il 98% dei trasporti usa combustibile fossile e c'è questa difficoltà a passare all'elettrico, soprattutto io penso finanziata Voluta. e voluta in maniera mediatica da chi ha questa difficoltà, da questa arretratezza anche tecnologica che abbiamo in Europa perché non abbiamo sviluppato e da questa paura di essere invasi da chi la tecnologia l'ha già sviluppata diversi anni, cioè tutti i paesi dell'est. Chiaro che se noi in questo momento ci fermiamo ancora a non passare all'elettrificazione per la mobilità, rimarremo sempre più indietro e anno per anno che passa, rimaniamo tecnologicamente sempre peggio e avremo sempre più difficoltà di concorrenza con i paesi che stanno già avanzando. La mobilità elettrica è piena di pregiudizi e di preconcetti, non è vero che ci sono la mancanza di colonnine. Si fa un viaggio tranquillamente di 800-1000 km senza nessuna difficoltà. Ci sono oltre 40.000 colonnine installate e altrettante verranno installate con i fondi del PNRR, e quindi è soltanto un salto di mentalità. Io credo che pochissimi, ma veramente delle persone che hanno avuto delle situazioni molto particolari, tornerebbero indietro dall'elettrico. Perché chi è
provato una macchina elettrica, ha capito immediatamente gli enormi vantaggi. Non esiste più manutenzione. Io ho comprato una macchina elettrica al concessionario, Diciamo che si riduce drasticamente, ma proprio per una legge intrinseca che la macchina è più semplice, ha meno parti che si possono guastare. Non è nessun miracolo, non è nessuna fede religiosa. La macchina è tecnologicamente più semplice, il motore elettrico è più semplice di un motore a scoppio, quindi nessun Ma miracolo, la macchina è più semplice. non c'è più l'olio motore da Non c'è cambiare, l'olio non motore, c'è più certo. l'olio dei freni da cambiare, perché non si frena più meccanicamente, si frena meccanicamente solo per sicurezza, frena elettricamente con tutta l'energia che si recupera, ma con tutta una serie di benefici che non sono così immediati. Quando si prendono le pastiglie si crea un polvere sottile, le gallerie sono nere per i gas di scarico e perché nella galleria si frena e quindi ci sono le particolate del. Le gallerie, la manutenzione delle gallerie, che è un effetto indiretto, perché poi, come prima si parlava dei costi e dell'esternalità, questa è un'esternalità, hanno dei costi di manutenzione enormi per quanto riguarda l'inquinamento, proprio per il gas di scarico e proprio per le polveri sottili che vengono create dai treni. Ma basta capire in maniera molto semplice se uno fosse in coda e se preferisce stare dietro un'auto diesel o stare dietro un'auto. Oltretutto, l'auto elettrica forse ha lo svantaggio che quando è ferma al semaforo non fa crescere il PIL. Perché un'auto a combustione, quando è ferma al semaforo, quando è in coda, fa aumentare il PIL, perché consuma e quindi consumando c'è più consumo di combustibile fossile e quindi la bilancia dell'energia, dei consumi sale, quindi il PIL sale nazionale. Però la macchina è ferma o in coda o al semaforo. Ok, Questo non avviene con l'auto elettrica. una frase che forse ho capito male io, hai detto, se non ho capito male, che con l'elettricità si può creare elettricità, ho capito male io? Sì, assolutamente, quando un'automobile frena, il motore, anziché funzionare da motore che spinge Ah, per la ok, questo macchina, intendevo. inverte la sua funzionalità e diventa generatore. Sì. E quindi di conseguenza la frenata recupera l'energia che la macchina aveva speso per mettere la Ok, macchina in quindi il concetto elettricità. appunto è che l'auto elettrica è bidirezionale Assolutamente. sia nel suo funzionamento, diciamo, per strada, che appunto quando frena recupera energia. Poi ricordiamolo per l'ennesima volta che l'auto elettrica sarà bidirezionale anche nei confronti della rete. Quindi le auto elettriche non saranno solo dei consumatori di energia, ma saranno anche dei restitutori di energia, Accumulo. esattamente delle batterie, banalmente, che aiuteranno la rete nei momenti, diciamo così, più intensi, più stressi. La famosa tecnologia V2G, che in altri paesi già è di utilizzo piuttosto comune, e che tra l'altro remunererà anche il possessore di un veicolo, perché in quel momento, in quei minuti in cui l'auto aiuta la rete, sta proprio fornendo un servizio che sarà remunerato. Sì, in questo momento c'è già il V2H, non il V2G. Il V2G è vehicle to grid, cioè Esatto. dalla macchina alla rete, quindi Benissimo. restituisce energia. In questo momento è già possibile fare il V2H, che è il vehicle to home, cioè dal veicolo alla casa. Alla casa. Chi ha una macchina con un fotovoltaico può caricare la macchina, C'è un'altra, la macchina una macchina elettrica elettrica, e ovviamente. chiaramente e un sistema fotovoltaico li può Sì, far ma anche, dialogare. ma eventualmente anche dalla rete, se ci fosse la necessità, la sera, quando il fotovoltaico, per esempio, di casa propria non funziona più perché viene a mancare il sole, si può collegare alla rete e alimentare la casa con la batteria della rete. Ok. E quindi totale autonomia energetica. Ok. Io ci tenevo a far ribadire questo di nuovo, perché appunto il loro ruolo di didattica e formazione, il fatto che il passaggio all'elettrificazione appunto non è un discorso di moda, non è un discorso di business, ma è proprio il fatto che intrinsecamente per le leggi della natura si spreca di meno. Sì, Quindi la assolutamente. perdita di energia sotto forma di calore, quindi perdite non volute e purtroppo non evitabili, per esempio con l'auto a scoppio, che appunto inevitabilmente un 70% dell'energia è persa, si trasforma in calore, cosa che proprio dovremmo evitare
come la testa, perché stiamo già surriscaldando, mentre con l'elettrico questa parità è molto più bassa, perché il 70% è il 10-15%. E poi c'è il discorso anche della climatizzazione, che le pompe di calore elettriche, idem, sono molto più efficienti, quindi ancora una volta le perdite, l'inefficienza è molto minore, quindi si migliora moltissimo quello che abbiamo a disposizione. Io cerco spesso di sfatare anche quella leggenda metropolitana che dice che le auto elettriche non hanno senso perché l'energia viene fatta con combustibile fossile. Allora, in questo momento siamo al 30-40% dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, ma io posso dimostrare che, possiamo anche dimostrare parlando con voce adesso, che se anche tutta l'energia elettrica fosse prodotta con combustibile fossile, l'elettrico avrebbe comunque dei vantaggi. Delle automobili che bruciano combustibile fossile, come diceva Gianni, del 30%, l'efficienza delle centrali termoelettriche è del 55-60%, e già qui il rendimento si raddoppia. Mettiamoci anche un po' di carburante, ma Interessante. questo è un 5%, che permette massimo un 10% necessario da fare la bassa tensione. Inoltre, le automobili portano un inquinamento ovunque, mentre se l'energia elettrica fosse fatta con le centrali termoelettriche, anche solo con le centrali termoelettriche, sarebbero in posti ben concentrati e ben controllati, perché inquinare una centrale termoelettrica porta immediatamente nel campo del penale, per cui le emissioni delle centrali termoelettriche sono super controllate, cosa che non avviene con le automobili. Altra cosa, le auto elettriche recuperano le frenate e quindi aumentano di almeno un 20% il rendimento delle automobili della combustione. Non esistono più le polveri sottili perché non c'è più la frenata. E non si consumano più le pastiglie dei freni, ma non c'è Rimangono quelle dei più pneumatici che poi quello non sì, non ci dicono che diciamo non siamo rimangono ancora polveri sottili ai perché pneumatici pneumatici, quelli. ma poi non c'è più lo smaltimento di centinaia di migliaia di tonnellate di olio del cambio, dell'olio del motore, dell'olio dei freni, che in questo momento c'è addirittura il consorzio per il recupero degli oli usati, cosa che con auto elettrica non ci sarebbe. Chiaro che cambia un'economia e molti sono contrari a cambiare un'economia consolidata. Però vuol dire manteniamo la stessa economia consolidata, lasceremo questo pianeta perché il pianeta si salva, ma l'uomo non si salverà, oppure continuiamo ad avere allagamenti come sono avvenuti in Romagna l'anno scorso, quest'anno e così via, e dobbiamo pensare che le condizioni. Quest'anno luglio è stato il mese più caldo di sempre. Ma luglio di quest'anno sarà forse uno dei mesi più freschi dei prossimi mesi, dei prossimi Prossimi anni. anni. Bene, grazie Maurizio. Adesso so che hai una chiamata del Ministero, quindi questi lavori ribadisco sempre, quando si prende una tecnologia va confrontata con quella che va a sostituire. Nessuno di noi dirà mai che le rinnovabili, l'efficienza sono a impatto zero. Non l'abbiamo mai detto, non lo diremo mai. Non è che fare le batterie al litio, fare le auto elettriche, fare i pannelli fotovoltaici non è a impatto zero. Nessuno di noi lo dice, è chiaro e evidente anche a livello di buon senso. Ma impattano molto di meno rispetto alla tecnologia che attualmente usiamo al posto di. Ecco, Quindi va fatto sempre il confronto. se posso aggiungere un'altra cosa per sfatare un'altra leggenda metropolitana, è proprio il fatto di cosa faremo delle batterie. Allora, da un punto di vista tecnico, spero di non essere troppo complicato nella spiegazione, quando avviene una combustione come le macchine a scoppio, c'è una trasformazione chimica, un elemento chimico che prima era un combustibile si trasforma in qualcos'altro, si trasforma in CO2. Nelle batterie questo non avviene, nelle batterie c'è un accumulo di elettroni e una restituzione di elettroni. Quindi anche dopo le batterie che hanno fatto il loro lavoro, dopo 5, 8, 10 anni, le batterie tra l'altro sono garantite 8 anni mentre la carrozzeria sono 5, quando compra una macchina nuova. Ma una volta che le batterie sono esaurite perché non svolgono al meglio la loro funzione, possono avere una seconda e una terza vita intanto, ma soprattutto
possono essere smontate meccanicamente e recuperate chimicamente. E questo è un processo che si sta sviluppando per il semplice motivo che il recupero delle batterie, che è un problema, Conviene. al di là del fatto che conviene, ma non c'era fino a questo momento, perché dicono non c'è la soluzione per il recupero delle batterie. Non è vero, perché la soluzione si sta attuando, ci sono già dei processi di questo tipo. Il problema qual era? Il problema è che non c'era la soluzione perché non c'è mai stato il problema prima. Cioè, Quindi nessuno ha il settore era sviluppato appena il partito, recupero delle il batterie settore era perché appena non c'era la partito. necessità. Invece adesso che c'è la necessità del recupero delle batterie, si sta sviluppando questo ciclo. L'Università di Padova, per esempio, sta facendo ricerche in questo campo. Una società del Veneto grande di batterie sta implementando un investimento di 50 milioni di euro per recuperare batterie. E gli elementi che si otterranno dal recupero delle batterie saranno meno costosi di quelli che si hanno con l'estrazione media. Prestazione da Anche il miniera. problema delle miniere a un certo punto si ferma, perché quel materiale lì, anche se utilizzato, non cambia la propria chimica, perché rimane esattamente lo stesso, viene smontato, ritrattato e viene riutilizzato. E quindi è un riutilizzo continuo. Non è più una combustione che da un elemento si passa ad un altro elemento. Certo. Insomma, come negli anni abbiamo imparato a riciclare le batterie al piombo che ancora utilizziamo a centinaia di milioni perché ogni veicolo a scoppio ha la sua brava batteria di alimento al piombo, e come abbiamo imparato a riciclare, state tranquilli che ricicliamo anche le batterie al litio. E come sempre, ve lo ripeto, quando ascoltate una fonte qualsiasi, chiedetevi se vi vuole vendere qualcosa o se è finanziata da qualcuno. Combustibili fossili li state acquistando. Quindi Maurizio, grazie, ti Grazie chiederò altri contributi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, perché sappiamo tutti che il problema culturale e di una corretta informazione è enorme. E che dire, buon lavoro e fate meglio che potete. a te, grazie a te per il lavoro di divulgazione che fai, perché l'associazione elettrotecnica ha proprio questo come statuto, quello di divulgare, informare e fare promozione scientifica. Non arriviamo dappertutto e quindi grazie anche ai canali come il tuo che riusciamo a allargare la platea alla quale far arrivare le informazioni scientifiche. In questo campo, nel campo dell'energia, che fondamentale per tutti gli aspetti ambientali e il cambiamento climatico che stanno avvenendo. Grazie Maurizio e buona giornata a tutti.